Ma forse Big Chip ha cambiato idea. Oggi voglio fare un bel quadro. Che cos'hai, Barba Bravo? Lasciami in pace. Oltrepassiamo la porta del pavone. Gli occhiali dalle lenti rosse. La rossa Rossella vedrebbe sempre tutto quanto rosso. Bravo, Draghetto Daisy, sei un vero genio. Datti da fare. Amici, state a guardare. Ora diciamo ciao a tutti quanti qua in Cina. Per dire ciao in cinese, diciamo ni hao. Tu riesci a dire ni hao? Per me è divertente. Ora dobbiamo recuperare quel tetto. E io so già chi può aiutarci. Diciamo insieme: O Toodles! O Toodles! Toodles all'opera! Abbiamo dei cerotti, un ventilatore gigante, un braccio meccanico e lo strumentopolo misterioso. Quale strumentopolo può aiutarci per riportare giù il tetto e a tenerlo fermo? Hopla. Hopla. Oh.
Lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? La ricerca dell'uccellino azzurro. Ciao amici, che bello che siete qui. Mi serve il vostro aiuto. L'uccellino azzurro della felicità è scomparso. L'uccellino azzurro. E questo ci rende molto tristi. Soprattutto il mio amico draghetto. Bisogna trovare l'uccellino azzurro. C'è soltanto una persona che può dirci dove si trova. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va? Grazie mille, amici miei. Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella bozzona. La bozzona! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Noi siamo quasi pronti! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria. Così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Non ditemelo, non ditemelo! L'uccellino azzurro della felicità è scomparso! Che mago perspicace! Dove sarà l'uccellino? Lo temevo! E lo snick! Oh! Lo snick! Lo snick si incolla a tutto ciò che si muove! Come il nostro uccellino azzurro! Temo di sì, Bo! Lo snick! Lo snick incollarsi vuole! Quindi non fa altro che cercare chi si muove! A quanto pare quel colloso snick ha rapito l'uccellino azzurro della felicità! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare quello snick e liberare l'uccellino azzurro! Per trovare il colloso snick dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più!
Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate! L'uccellino azzurro! Trovate quelle tre porte e troverete il vostro uccellino azzurro della felicità! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima Bopotenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Ah! Un fenicottero! Pensate che ci siano dei fenicotteri dentro? È chiusa! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una giraffa! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del fenicottero! Ops! Scusa! Wow! Guardate quanti fenicotteri! Vedete un'altra porta da qualche parte? Eccola lì! Proprio in fondo al parco! Credo proprio che sarà super facile! Eh? Eh? Che strani questi fenicotteri! Ci stanno bloccando il passaggio! Benvenuti al recinto dei fenicotteri! Fate attenzione! Ai fenicotteri non piace che qualcuno attraversi il loro prato! Se nell'erba vi vedranno camminare, bloccheranno il passaggio e non vi faranno passare! Ma come faremo a passare tra i fenicotteri senza che loro ci vedano? Per attraversare il recinto di fenicotteri dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici cari, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per passare sotto i fenicotteri senza farci vedere? Un piccolo insetto che cammina? Un cavallo che galoppa? O un coniglio che saltella? Un piccolo insetto che cammina! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per passare sotto le zampe dei fenicotteri dobbiamo camminare, camminare, camminare come un insetto! State a vedere! Sei molto bravo, Daisy! Sembri proprio una coccinella! Diventiamo tutti delle piccole coccinelle! Siete ancora nella vostra bozzona? Bene!
Allora conto fino a tre, poi fate come me. Uno, due, tre, via! Coraggio, amici a quattro zampe, è necessario camminare, perché dai fenicotteri dobbiamo sgattaiolare. Un po' di qua, un po' di là. Fate attenzione, dobbiamo passar. Continuate. Oh oh, mi serve altra energia. Camminate con me, amici cari. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Andare veloci potete, o lenti se preferite. Camminiamo, camminiamo, camminiamo sotto i fenicotteri! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il recinto di fenicotteri! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Bel ballo, amici miei! La seconda porta! Un pinguino! Chissà se farà freddo lì dentro! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! No? Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Su, le braccia tendiamo. E saltiamo. Sì, presa. Grazie mille, amici. Oltrepassiamo la porta del pinguino. Amici miei! È tutto congelato qui! Non è meraviglioso? Per caso vedete l'ultima porta? Eccola lì! Forza, amici cari! Bisogna darsi da fare! Oh! Un pinguino! Ah! Un altro pinguino! E un altro ancora! Cosa vorranno fare con questi blocchi di ghiaccio? Benvenuti nel palazzo di ghiaccio dei pinguini! Io non vedo alcun palazzo di ghiaccio! E voi? Oh, lo vedrai! Quando i pinguini creano il loro palazzo, lo fanno velocemente! Vi avviso, se voi avanti non andate, rimarrete qui per sempre! Come facciamo ad andare avanti con un palazzo di ghiaccio che ci blocca la strada? Se il palazzo di ghiaccio dei pinguini vorrete oltrepassare, un animale dovrete imitare! Imitare un animale! Miei cari amici, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per oltrepassare il palazzo di ghiaccio dei pinguini? Un verme che striscia? Una foca che applaude? O una scimmia che si arrampica? Una scimmia che si arrampica? Ottima scelta! Per oltrepassare il palazzo di ghiaccio dei pinguini, dobbiamo arrampicarci proprio come fanno le scimmiette! No. Daisy si comporta già come una scimmietta. Facciamo le scimmiette anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene. Ora conto fino a tre.
Poi arrampicatevi con me. 1, 2, 3, via! Usate le mani per salire. Prima una, poi l'altra per proseguire. Adesso alzate le gambe, sempre più su, fino al cielo blu. Non smettete di scalare. Arrampicatevi, scimmiette, salite con me. Prima le braccia, poi le gambe, su! Continuate così! Oh oh, ho poca energia! Arrampicatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Su, 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 non vi fermate! Ancora pochi passi e sulla cima sarete! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Bo-potenza! L'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato il palazzo di ghiaccio dei pinguini! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici! Ballate! Amici miei! Wow! Che cos'era? Una palla di neve congelina sfrenata! Divertente! Impossibile prenderla! Niente è impossibile per il mio amico draghetto! Sarà meglio tenerla da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Lo Sneak! Non è chiusa! Amici cari, alla riscossa! Eh? Oh! Lo Sneak! Ricorda, il colloso Sneak adora attaccarsi a tutto ciò che si muove. Lo Sneak si trova tra noi e l'uccellino azzurro. Se solo avessimo qualcosa da fargli inseguire, in quel caso potremmo distrarlo e salvare il nostro uccellino. La palla di neve. No! Daisy, ti prego, non farti vedere! Aspetta un momento! Ma questa è la palla di neve congelina sfrenata! Bravo, draghetto Daisy, sei un vero genio! Datti da fare! Amici, state a guardare! Ehi, Sneak! Ehi, vecchio e colloso Sneak! Guarda un po' cos'ho! Va a prenderla, Sneak! Povero Sneak! Quella che insegue
è una palla di neve con gelina sfrenata. Inseguila pure quanto vuoi, colloso. Oh, uccellino azzurro. Sei contento? Sì. Anch'io. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo salvato l'uccellino azzurro dallo Snick. Grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Una cicogna! Con una buffa uniforme! Sì, è vero! Sembra un uniforme da marinaio! I marinai navigano sempre sulle navi! Vediamo se c'è qualche cicogna marinaio che naviga dietro questa porta, amici! È chiusa! No. Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un gigante! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta della cicogna marinaio! Wow! Guarda questa grande nave, Daisy! Ha le vele e tutto il resto! Ma niente cicogne! Allora, vedete la nostra ultima porta? Guarda! Eccola lì! Dall'altra parte del ponte! Sarà super facile! Wow! Cicogne! E sono tutte uguali! Le loro uniformi sono identiche! E marciano nello stesso identico modo! Spostatevi, per favore! Come possiamo fare per arrivare alla porta se le cicogne che marciano non ci lasciano passare?
Benvenuti sulla nave dei cadetti Cicogna. A bordo ognuno della ciurma fa parte. Sono tutti cadetti e voi lo sarete ad arte. Sì. La schiena raddrizzerete, in riga vi metterete. L'ora di addestramento alla marcia voi farete. Ogni cadetto come gli altri deve marciare. I loro lunghi passi dovrete copiare. Vi dovrete impegnare. Copiare i lunghi passi di marcia dei cadetti? Come possiamo riuscirci? Per copiare i passi di marcia delle lunghe gambe dei cadetti dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per... Appariva una cosa da molto lontano. Molte cose rosse sono scomparse. Le avrà prese qualcuno. Chi può essere stato? Fatemi vedere. Ah, proprio come pensavo. È la rossa Rossella. La rossa Rossella? La rossa Rossella ha soltanto il colore rosso. Adora. Tutti i suoi oggetti sono rossi finora. Non vuole né verde, né giallo, né blu. È solo il rosso che le piace di più. Quindi la rossa Rossella colleziona oggetti rossi? Esatto. Se prende tutti gli oggetti rossi presenti nel mondo, noi non potremmo vedere mai più quel colore. Addio, camion dei pompieri. C'è soltanto una cosa da fare. Trovare la rossa Rossella e riprenderci tutti i nostri oggetti rossi. Per trovare la rossa Rossella dovrete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte. Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. La rossa Rossella. Trovate quelle 3 porte e troverete la rossa Rossella. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Oh, quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3. Lo stegosauro ha una coda puntita e 17 piastre sulla schiena. Livello 2, triangoli. Ora abbiamo bisogno di far esplodere tutti i triangoli qua. Il pisanpasso! Oh, alle mie scarpe da ballo ai piedatura. Basta con la spazzatura! Andiamo! Un anatroccolo. Secondo voi ci saranno degli anatroccoli dietro questa porta? Andiamo a vedere. È chiusa. Occorre la chiave. Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come un gigante. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oh! Coraggio, oltrepassiamo la porta dell'anatroccolo! Andiamo! Oh! Guardate quanti deliziosi anatroccoli ci sono! La nostra prossima porta? Guarda! Oltrepassiamo la porta della pecora! Coraggio! Wow! Quante pecore affamate! Per caso vedete la seconda porta? Guarda! Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile!
Coraggio, amici miei! Entriamo in azione! Ehi, toglietevi di mezzo, pecorelle! Io non voglio che impili tutte quante le mie cose! E voi? No, no! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare il pilo in pila e fermarlo prima che accatasti tutto quanto! Per trovare il pilo in pila, dovrete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Guarda, il pilo in pila! Trovate quelle tre porte e troverete il pilo in pila! Grazie mille, mago! Il ballo di Paperina! Benvenuti nella casa di Topolino! Yo-yo, per la salvezza di Frizzina e per... Due zollette! Lei ha davvero moltissime dita, signor... Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un pesce volante! Abbiamo pomodori belli maturi! Come assaggio ve ne diamo uno in omaggio! In omaggio? Bene! Dammi qua, avanti! Hopla! Hopla.
sei tutti noi! Svelerà di tutta la città i misteri assieme a noi! Siamo qui, siamo sempre con te, Sandrino! Sei tutti noi! Chiamalo, tutto risolverà, Sandrino! Assieme a noi! Tutti noi siamo qui, siamo qui, siamo qui per te, siamo qui per te, Sandrino, evviva Sandrino, risolverà, risolverà ogni mistero che c'è qua giù in città. Evviva Sandrino! Il biglietto misterioso. Ciao, Sally, ciao, Sandrino. Che cos'hai lì in mano, $1,000,000? No, non proprio. Comunque sia, ho la bellezza di $18. Però, sono un bel po' di soldi, prego. Entrate pure, signori. Grazie, Bruno. Oggi cosa posso fare per te, Sandrino? Ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben $18 da versare sul mio libretto. Che bravo, $18! Sono parecchi soldi, Sandrino. Certo, è come se lo sono. Ah! Ciao, zio Giago. Figurati che non ti avevo visto. Ci credo, perché sono il più bravo a nascondersi di tutta Sgabbonia. Yuhuu, ta-da! Lezzer di Sgabbonia! Chi è che sta urlando? Forza, forza, forza! Forza, forza, forza! Che cosa ve ne pare, eh? Chi sono i migliori giocatori della città? I Blazer di Sgabbonia! Forza, forza, forza! Qual è la squadra che guida la classifica? I Blazer di Sgabbonia! Hip-hip, hurra! Siamo tutti con voi, Blazer! Siamo noi! Bravi, è stato fantastico! No, non sono d'accordo, è stato grandioso! C'è una partita di football oggi? Certo che c'è, Ziggo Zago. I Blazer devono disputare la semifinale. E io e la signorina Oney abbiamo i biglietti. Avrà inizio a mezzogiorno, sono così emozionata. Su, non essere triste, amico. Ti racconteremo tutti i particolari. Bene, adesso è meglio che vada. Ci vediamo dopo, signorina Oney. D'accordo, buona giornata, Bruno. Anche a me piacerebbe andare allo stadio, ma il mio compito è restare qui a sorvegliare la banca. È un vero peccato, ma può andare a vedere la prossima partita. È molto interessante. Di cosa si tratta? È un pezzo di un biglietto e ha qualcosa a che fare con Bruno. Veramente? C'è scritto: troviamoci alla banca alle 12 in punto, mi raccomando. Così Bruno avrà la più grande sorpresa di tutta la sua vita. Oh, che bellezza! Io adoro le sorprese. Guardi che potrebbe anche non essere una bella sorpresa. Mio fratello ha ragione. Qualche volta le sorprese possono essere molto brutte. Davvero molto brutte. In effetti non ci avevo pensato. Quale brutta sorpresa potrebbe mai essere? Scommetto che quel biglietto è stato scritto da un rapinatore di banche che arriverà a mezzogiorno a rubare. Questa sarebbe una sorpresa. Lo sarebbe come? Io non credo che sia stato scritto da un rapinatore. Allora, chi può averlo scritto e qual è la sorpresa che vuole farmi? Beh, questo non lo so. È un mistero da risolvere. E i misteri sono una delle cose che amiamo di più, vero amici? Sì, sì, è vero! Ecco il commissario volante di Sgabbonia! Cirillo vi parla dalla banca di Sgabbonia. Che novità ci sono oggi in città, Sandrino? Dobbiamo scoprire chi ha scritto questo biglietto e risolvere il mistero della banca di Sgabbonia. Siete pronti, ragazzi? E allora si comincia! Chi, che, cosa, dove, come, quando? Restate con me! Chi, che, cosa, dove, come, quando? Tutti insieme! Dove, come, quando? Chi lo scoprirà? Dove, come, quando? Tutti uniti! Dove, come, quando? Qual è la verità? Dove, come, quando? Tutti insieme! Che cosa? Dove, come, quando? Investigatori al lavoro! Chi avrà scritto il biglietto?
quale sarà la sorpresa. Sandrino e la sua squadra risolveranno il mistero entro mezzogiorno. Dovete fare il tifo per loro, amici. Da Cirillo è tutto. Non abbiamo molto tempo se vogliamo risolvere il mistero entro le 12. Su, mettiamoci all'opera. Ehi, questa è soltanto una parte del biglietto, non lo vedi? È strappato. Magari dobbiamo guardarci in giro e cercare la parte mancante. È una grande idea, Zico Zaco. Allora dividiamoci. Guarda se combacia. Sì, perfettamente. Cos'altro c'è scritto? C'è scritto tu porta la radio. La radio, io... Getto, ad esempio una ricetrasmittente. Lo sanno tutti che i rapinatori di banche le usano. Non ho finito di leggere. C'è scritto tu porta la radio e io porto qualche bottiglia da bere. Perché a dei rapinatori di banche serve da bere? Perché i rapinatori sono sempre molto assetati e non c'è niente di peggio di un rapinatore che ha sete. Oh, povero me. No, io non credo che l'autore sia un ladro di banche. Dobbiamo trovare chi ha davvero scritto questo biglietto e alla svelta. Quali indizi abbiamo? La ricetrasmittente, la bottiglia e le ore 12. Esatto. Dove si comprano le ricetrasmittenti? Al negozio di elettronica. Allora facciamo un salto al negozio di elettronica. Investigatori al lavoro! Mi scusi, ha venduto qualche ricetrasmittente oggi? No, nemmeno una. Oh. Ho avuto soltanto una cliente oggi, una signora che ha comprato una radio. Perché non ci abbiamo pensato? Ma certo, il biglietto diceva io porto la radio. Chiunque l'abbia scritto non parlava di una ricetrasmittente. Probabilmente parlava proprio di una radio. Perciò se oggi una signora ha comprato una radio, significa che la rapinatrice di banca è una signora che... Che vuole ascoltare la musica mentre rapina la banca. Secondo me non è stato un rapinatore a scrivere quel biglietto. E come la mettiamo con la bibita? Giusto, è il secondo indizio che abbiamo. Dove si comprano le bibite? In un supermercato, ad esempio. Allora andiamo al supermercato di mio padre. Sì, ragazzi, ho venduto un'intera cassa di bibite pochi minuti fa. E anche un casco di banane. Oh, attenti voi due. Chi ha comprato quelle cose? Le ha comprate Banana. A lui piacciono moltissimo le banane e anche le bibite. Sappiamo che Banana è uno dei migliori amici di Bruno. Sì, è una delle migliori amiche di Bruno è la signorina Honey. Probabilmente è lei quella signora che ha comprato la radio. Ottimo ragionamento, Sally. Questo significa... Che i migliori amici di Bruno vogliono svaligiare la banca. Questa è una cosa terribile. No, non è vero. È spaventosa. Forse è stato Banana a scrivere quel biglietto, ma lui e la signorina Honey non svaligiano le banche. Sandrino, è quasi mezzogiorno. È meglio tornare subito alla banca. Arrivederci, grazie dell'aiuto. Oh, no! Sembra piuttosto preoccupato. Probabilmente sappiamo chi ha scritto il biglietto. Esatto, deve essere stato Banana. E sappiamo anche per chi l'ha scritto. Sì, per la signorina Honey. Quello che ancora non sappiamo è quale sia la sorpresa. Ripeti quali sono gli indizi. Sono una radio, una bibita e un orario le 12. Ma perché le 12? Cosa succede a quell'ora? Si mangia, io ho tanta fame. Certo, c'è la partita di football. Sì, hai ragione. E Banana e la signorina Honey hanno i biglietti per vederla. Sono un po' confuso. Se Banana e la signorina Honey devono incontrarsi alla banca a mezzogiorno, perderanno sicuramente la partita. No, se hanno con sé una radio. Ah, credo di aver capito di che tipo di sorpresa si tratta. Sembra che Sandrino abbia avuto l'ispirazione giusta. E anche in orario, perché sono quasi le 12. Che cosa hai scoperto, Sandrino? Beh, Cirillo, ecco come sono andate le cose. Quando abbiamo trovato le due parti del biglietto, abbiamo avuto tre indizi. Siamo andati nel negozio di elettronica per capire chi aveva comprato una ricetrasmittente. E abbiamo scoperto che una signora aveva comprato una radio. Poi, mio padre ci ha detto che Banana aveva comprato una cassa di bibite nel suo negozio.
Visto che la partita di football sarebbe cominciata a mezzogiorno, ho capito qual era la sorpresa. Credo che Banana e la signorina Honey non andranno a vedere la partita allo stadio. Erano dispiaciuti per Bruno, perciò la grande sorpresa è che stanno andando davanti alla banca per ascoltare la partita alla radio con lui. Oh! È mezzogiorno in punto, andiamo! Oh, adesso sono le 12. Povero me, povero me. Ecco che arrivano. Si tenga pronto, Bruno. Spero che tu abbia ragione, Sandrino. Ci sta schiacciando! Pensavo che foste andati allo stadio. Non volevamo vedere la partita senza di te, Bruno. Così abbiamo deciso di ascoltarla tutti insieme durante la tua pausa per il pranzo. Prendi una sedia e una bella bibita fresca, Bruno, e godiamoci la partita. Questa sì che è una sorpresa, una bellissima sorpresa. Lo sapevo che sarebbe stata una bella sorpresa. No, non lo sapevi. Avevi ragione, Sandrino, il mistero è stato risolto. Il mistero è svelato grazie al genio di Sandrino e di tutti noi. Evviva Sandrino! Ora! Non ce l'avrei mai fatta senza il vostro aiuto, ragazzi. Grazie di cuore. La partita sta per cominciare. Qual è la migliore squadra che esiste al mondo? Il Blazer di Sgobbonia! Forza, forza, forza! Qual è la squadra che conduce la classifica? Il Blazer di Sgobbonia! Hippie puro per i giocatori! Per il Blazer di Sgobbonia! Hippie puro! Forza! Vincete per Sgobbonia! Disney Junior presenta un magico momento della casa di Topolino. Papero Pifferaio Magico ha qualche difficoltà a portare le sue anatre allo stagno. Ma chi è che sta suonando il flauto? Perbacco è il Pifferaio Magico e ha con sé un cane felice. Salve amici! Io mi chiamo Pippo Tonto. Sembra che tu non riesca a tenere gli anatroccoli in fila. Forse dovreste solo divertirvi di più. Se me lo permetti, ora ti insegnerò una bella canzoncina. Che melodia! Non è che ci dareste una mano a contarli? Bene! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Allora? Adesso come faccio? Ghost, mi dispiace, non volevo. Ma forse posso aiutarti a riparare il tuo flauto con uno strumentubolo, e cioè uno strumentopolo. Diciamo insieme: oh, toodles! Oh, toodles! Ehi!
tu non sei Toodles. Bravo, perché io sono il cucucino di Toodles. Sono Peeples. Peeples? Esatto. Toodles manda me tutti i suoi strumentopoli. Sta a vedere. Strumentopoli ricevuti. Quindi devi chiamare me se ti serve uno strumentopolo nella lontana terra delle fiabe. Gosh, è tutto così diverso nella terra delle fiabe. Abbiamo le ventose, il nastro adesivo, un remo e lo strumentopolo misterioso. Quale strumentopolo possiamo usare per riparare il flauto del pifferaio magico? Che ne dite del nastro adesivo? Chiamiamo il pifferaio! Risposta Pippo affermativa! Dite evviva! Oh, fatto, signor pifferaio magico! Il tuo flauto ora è riparato! Chiamate! Una soluzione sciocca ma simpatica! Coraggio, piccolini! Seguiteci fino allo stagno! 3, 6, 9! Venite con me, vi mostro dove! In fila per uno! Che non resti indietro nessuno! In fila per uno! Che non resti indietro nessuno! Fantastico! Anche se tutti hanno stella! Oh, a volte le soluzioni più assurde sono anche le più efficaci! Grazie, Pippo Tonto! Non c'è di che! Pippo Tonto ha trovato il giochetto giusto per aiutare il papero e i 9 anatroccoli! Divertiti con tanti altri magici momenti e non perdere la casa di Topolino a Disney Junior! Lo sapete fare, poi? Meraviglioso, amici miei! Ciao, ciao, lucciole! Che bella musica! Un flauto senza sosta! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! La ballerina sulle punte! Non è chiusa! Andiamo! Facciamoci restituire il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte. La ballerina sulle punte! È proprio un'ottima ballerina! Ha bisogno della musica di Zichiti per poter danzare. Il mio grillo! Ehi! Non credo che voglia ridartelo! Se solo avessimo qualcos'altro che suonasse per lei, in modo da farla danzare! Non posso ascoltare il tuo flauto ora, Daisy! Sto tentando di pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Il flauto senza sosta! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! State a guardare, amici miei! Il mio grillo Zichiti! La ballerina su
sulle punte danzò per sempre felice e contenta. Sei soddisfatto, Daisy? Sì. Daisy adora ballare al suono della musica del grillo Zichiti. Ci siamo davvero dati molto da fare oggi, amici miei. Abbiamo salvato il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! Hopla.
sigla. Lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Ballerina sulle punte. No, non è neanche qui, Daisy. Ciao, amici, sono contenta di vedervi. Zichiti, il grillo di Daisy, è scomparso. Zichiti. Il grillo Zichiti è bravissimo a suonare. Daisy adora ballare al suono della sua musica. Non preoccuparti, Daisy, lo troveremo. C'è soltanto una persona che può dirci dove si trova il grillo Zichiti. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Viva! Grazie mille, amici miei. Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozzona. Ah! La bozzona! Ah! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto. Così entreremo in azione presto presto. Create la vostra bozzona. Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria, così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate. Il mago sta per arrivare. Marsh,
massima potenza! Il mago, sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Boo! Non ditemelo, non ditemelo! Il grillo Zichiti è scomparso! Che mago brillante è il nostro! Dove potrebbe essere? Fatemi vedere! Ah! È stata la ballerina sulle punte a prendere il tuo grillo! Che cos'è una ballerina sulle punte? Ah? Più soffice della panna, più leggera delle nuvole! La ballerina sulle punte è dolce e gradevole! Passa tutto il giorno in punta di piedi a danzare! Oh. Ma ha bisogno della musica se perfettamente lo vuole fare! Ah! Oh, il grillo Zichiti! Zichiti sta suonando per la ballerina sulle punte! Ma lui è mio! Non può tenere il grillo di Daisy! C'è soltanto una cosa da fare. Trovare la ballerina sulle punte e riportare a casa il grillo Zichiti. Per trovare la ballerina sulle punte, dovrete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte. Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Ballerina sulle punte! Trovate quelle 3 porte e troverete la deliziosa ballerina sulle punte! E il grillo Zichiti! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona! Bene! Allora conto fino a 3. Poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Un ragno! Io adoro i ragni e soprattutto le loro ragnatele! È chiusa. Occorre la chiave. Una chiave volante. Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete. Come una giraffa. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Su, le braccia tendiamo. E saltiamo. Chiave presa. Ottimo lavoro, amici miei. Coraggio, oltrepassiamo la porta del ragno. Andiamo. Mi piacerebbe sapere dove sono i ragni. Vi
Vedete la nostra prossima porta? Guarda, eccola lì. Credo proprio che sarà super facile. Coraggio, amici, dobbiamo darci da fare. Wow! È un ragno enorme! E la ragnatela che ha fatto è ancora più enorme! Come faremo a raggiungere la porta ora? Benvenuti alla super ragnatela del super ragno! La vostra porta è dietro la ragnatela, ma passare non potete! Poiché la tela è forte e a romperla non riuscirete! Girarci intorno non è possibile! Quindi salire e ridiscendere è il modo infallibile! Salire sulla ragnatela e ridiscendere? Ma come? Per salire e ridiscendere dalla super ragnatela del super ragno, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per salire e riscendere dalla ragnatela? Un cavallo che galoppa? Una scimmia che si arrampica? O un elefante che calpesta? Una scimmia che si arrampica? Ottima scelta! Bang, bang, bang! Non trovate che Daisy sia una super scimmietta? Diventiamo scimmiette anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi fate come me! Uno, due, tre, via! Iniziamo a salire! Con le mani e con i piedi in alto saliamo! Così la cima della ragnatela raggiungiamo! Su, su! Proprio come fanno le scimmiette! Oh oh! Mi serve altra energia! Arrampicatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Salite, scimmiette, salite di più! Mani, piedi e ancora più su! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima bo-potenza! Arrampicatevi, scimmiette! Forza, siamo quasi in cima! Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo attraversato la super ragnatela! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, ballate con noi! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda, insetti che brillano! Sono luce le Daisy! Brillano al buio! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Fino a toccare il cielo! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Ha ha ha!
viaggio, oltrepassiamo la porta delle lucciole. Andiamo. Amici miei, è proprio buio questo campo. Non riesco a vedere l'ultima porta. Nemmeno io, Daisy. E voi? Lucciole. Sono bellissime. Ma come faremo a trovare la nostra porta? È così buio. Benvenuti nel campo delle lucciole. Una luce pallida viene emanata da ogni lucciola presente. Ma se le radunerete, il risultato sarà brillante. Catturate le lucciole e mettetele in un recipiente. Illumineranno il cammino fino alla porta. Non è distante. Ma come facciamo a catturare le lucciole? Volano così in alto. Per raggiungere e catturare le lucciole, dovrete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per arrivare in alto e catturare le lucciole? Una medusa che si dimena? Un canguro che salta? O un pesce che nuota? Un canguro che salta? Ottima scelta! Per raggiungere le lucciole nel cielo e catturarle, dobbiamo saltare su, 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 proprio come un canguro! Daisy salta proprio come fosse un canguro! Facciamo i canguri anche noi! Siete nella vostra bozzana! Bene! Ora conto fino a tre, poi saltate con me! Uno, due, tre, via! Saltate in alto! Allungate le mani di più! Su, su, su! Fino al cielo blu! Cangurini, saltate in alto! Tenete su le mani e fate un bel salto! Saltate, cangurini, saltate! Oh oh, ho poca energia! Saltate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima Bo Potenza! Abbiamo catturato quasi tutte le lucciole! Continuate a saltare! Sì! Ho preso l'ultima! Ce l'abbiamo fatta, amici! Sì! Abbiamo catturato tutte quante le lucciole! La porta! Ora riusciamo a vederla! Ottimo lavoro, amici miei! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici, ballate! Ballo meraviglioso, amici miei! Ciao, ciao, lucciole! Che bella musica! Un flauto senza sosta! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! La ballerina sulle punte! Non è chiusa! Andiamo! Facciamoci restituire il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte!
La ballerina sulle punte! È proprio un'ottima ballerina! Ha bisogno della musica di Zichiti per poter danzare! Il mio grillo! Ehi! Non credo che voglia ridartelo! Se solo avessimo qualcos'altro che suonasse per lei, in modo da farla danzare! Non posso ascoltare il tuo flauto ora, Daisy! Sto tentando di pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Il flauto senza sosta! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! State a guardare, amici miei! Il mio grillo Zichiti! La ballerina sulle punte danzò per sempre felice e contenta. Sei soddisfatto, Daisy? Sì. Daisy adora ballare al suono della musica del grillo Zichiti. Ci siamo davvero dati molto da fare oggi, amici miei. Abbiamo salvato il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. No? Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballati con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Amici miei, e ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione. Seguite me! Marciate in avanti!
topo. D'accordo, Topolino. Forza, adesso seguiamo tutti il topo. Seguite il topo. Ehi, sono qui. Marciamo, si fa così. Contiamo, 1, 2, 3. Tutti in marcia, seguite me. Marciate in avanti, poi indietro. Tutti quanti, forza. Ancora, 1, 2, 3. Seguite il topo e fermi insieme a me. Ok, Pluto, adesso è il tuo turno. Forza, amici, venite tutti dietro al nostro Pluto. Seguite il cane. Thank you.